Ancora pochi giorni e termineremo il mese di ottobre, questo mese dedicato al rosario, è sempre raccomandato dalla Chiesa, dai papi precedenti, ma anche da Papa Francesco, che ci chiede sempre di pregare la Madonna, di chiedere a lei la grazia della conversione del cuore e quindi il dono della pace di cui il mondo intero ha bisogno. Qualcuno mi chiede, mi ha chiesto, ma che serve che preghiamo il rosario mentre noi diciamo le Ave Marie, ogni Ave Maria che noi diciamo? In Ucraina, in Africa, in Siria, in Palestina, in Israele, a Gaza, in tutte le parti dove c'è una guerra. Ogni Ave Maria cadono forse 10, 20, 30 bombe e ci sono delle persone che muoiono. Bene, pregare il rosario, pregare la Madonna, così come anche ci insegna Padre Pio in questo suo amore viscerale per la Madonna, vuol dire credere alla forza dell'intercessione della Madonna che può con il Figlio fermare le bombe, può fermare gli eccidi, può fermare le violenze, toccando il cuore dell'uomo, cambiando il cuore dell'uomo. È difficile crederlo, ma noi dobbiamo crederlo, perché la mamma con il tempo riesce sempre a toccare il cuore dell'uomo. E io mi auguro che quando questa nostra puntata andrà in onda, perché voi sapete che noi registriamo prima, io mi auguro che veramente la nostra preghiera mariana, il nostro rosario, crei nel mondo intero una copertura contro ogni bomba, contro ogni violenza che sta uccidendo migliaia, migliaia, se non milioni di persone, ma soprattutto bambini e innocenti, bambini e innocenti. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!